Ciao a tutti ragazzi, io mi chiamo Margherita e oggi vi porterò a vedere nel Carso dove si è bruciato tutto, dove è venuto il fuoco. Non è una bella cosa. Non è una bella cosa, no? Guardate, l'atmosfera qui è molto bella, no? È tutto verde, è tutto colorato. Ma guardati lì. Tra un po' ci addentriamo, no? Addentessimo. All'interno della zona colpita dal... C'è puzzo di bruciato. Qua, Marga, di qua, vieni di qua. Andiamo. Guardate come cambia la vegetazione. Fai vedere il terra, papà. È incredibile. Guardate. Guardate, da qua che è tutta la stradina. Verdissimo, bellissimo. Ma da qua arriva tutta scurissima di bruciato. Per fortuna qua dove camminiamo noi no, perché sennò... Guarda, sembra di stare in un altro pianeta. Come da Minecraft. Guarda, guarda. Nella dimensione normale che si fa nel portale del Nether. Cioè, guarda. Non c'è più vegetazione. No, non c'è più vegetazione. Niente. Tutti ra... Che puzza, senti. Con... Ragazzi, non vi dico, c'è un po' di aria che... Tutto. Ma è spenta da giorni, eh? È vero che è spenta da giorni? Sì, è spento da giorni. Noi da casa nostra vedevamo l'elicottero e tutti gli elicotteri che venivano, andavano a prendere acqua e la buttavano sopra gli alberi, soprattutto la vegetazione che aveva preso fuoco. Ogni volta Vittoria, mia sorella, l'assistente nel video, volevo vedere, quindi ogni volta correvamo da una finestra all'altra per vedere l'elicottero. Mamma mia, che puzza. Guarda che roba. Ma mamma mia. No, dobbiamo andarcene. Ma senti che odore. Mai sentito un odore del genere. È fortissimo, no? Ragazzi, guardate che bucio. Dovevo portarmi la maschera per andare in acqua. Ma qui... Ha bruciato un po' di qua, un po' di là, un po' mista, ma com'è che... Cioè, ragazzi, guardate il terreno, è nero. Non c'è più... È nero. Non c'è più niente. Papà, non stare là, eh. Non c'è più niente. Guarda. Voglio toccare anch'io, però. Guarda. Tutto bruciato. Tutto bruciato. È staccato dalla terra per colpa del fuoco. Guardate questo burrone. Impressionante. Mamma mia. Impressionante. Aspetta. Vedete tutti quei rami. Quei rami che ci sono là, ecco, erano sotto acqua. E guardate quanta acqua c'è ancora. Passava da quel tubo. Guardate quanta acqua c'è ancora. Manco una goccia. Tutto per il fuoco, eh? Quello era un ruscello a suo tempo. Ruscello? Okay. Quando, visto che non piove da tempo, quando ci sono tantissime piogge, lì si forma una specie di ruscello che va dal monte, dalla cima del monte, fino a giù, nel tubo. Finisce nel tubo e arriva a mare, no? Sì. Visto che c'era abbastanza tempo che non pioveva, lì si è prosciugato, ma non per causa della... Non c'è più acqua, no. Guarda la resina, povera, l'alberello che piange. Che piano. Ma povero. Venite ragazzi. Andiamo. Addentrarci in questa foresta sembra tipo nel Nether. La di Ghast. Chi? Ghast. Tu non sai cosa sono. Chi è sto Ghast? Sono dei mostri di Minecraft. Ok. E poi... Vabbè, grosso non è, quindi non c'è nulla. Però quando c'era il fuoco... Quando c'era il fuoco, se guardavamo dalla nostra finestra, si vedeva tutto rosso e sembrava la foresta rossa, sempre del Nether di Minecraft. Quindi è strano, molto strano. Sinceramente non ho mai visto una roba del genere, non ho mai visto così tanto bruciato. E mi fa tristezza, non è brutto vedere tutto così. Hai ragione. Cerco di non andare nel bruciato perché visto che c'è tantissimo fuoco e fumo e tutte le
erano attaccate al pavimento, ma si sono tutte staccate per via del fuoco, bruciate. Quindi tutta la terra non è bagnata, è l'incontrario, molto di più dell'incontrario. Guardate, mamma mia, che profumo buono, mamma mia! Ma poveri ulivi! Guardate, sembra l'albero fatto apposta. In realtà, ragazzi, l'albero era di questo colore, era così. Questa parte non ha preso fuoco, era ancora più chiaro. Guardate com'è diventato nero. Incredibile. Guardate tutti i lami. E lassù? Lami, guarda, ragazzi, tutta quella, vedete tutta quella macchia nera lì? Sì. È tutto, sono tutti alti. Tutto andato in fumo. Allora, noi stiamo andando in una stradina che è normale, no? Soltanto un sentiero. Che c'è un po' di nero, di bruciato. E questa cosa è già un po' più strana. Poi, se guardiamo alla nostra sinistra, alla nostra destra, vediamo tutto bruciato. Quindi, noi stiamo andando in una piattaforma normale, ma sentiamo tutto. Ma cos'è una piattaforma? Una piattaforma? Una stradina normale. Ah, ok. Diciamo che qua tra Minecraft e tutti i giochini non riesco più a capire come parla alle volte. Questa era una pigna tempo fa, poverina. Guarda, cioè, tutti questi, che non so come si chiamano, sono andati, non ci sono più. Queste sono le foglie normalissime che ci sono sugli alberi. Guarda che belli gli alberi. Sono tutti distrutti. Tocca. Sentiamo. Secondo voi com'è venuto il fuoco? Chi lo sa. Posso dire una cosa? Guarda che allora, desertità. Scrivete nei commenti. Guarda che roba. Aspettate. Scrivete nei commenti se secondo voi è successo per colpa di una persona, di più persone, oppure se è capitato, non so, per tipo, adesso un esempio perché questo non può essere, no? Tipo fate finta che qua ci sono delle rotaie, è passato il treno e ha preso la scintilla e ha fatto un po' più di fuoco, cioè per altre situazioni, ok? Scrivete se sono per altre situazioni oppure se è stata colpa di una persona, di più persone, ok? Scrivetelo nei commenti, mi raccomando. Ragazzi, qua ancora fa il fumo e sono passati giorni da quando hanno spento il fuoco. Cioè, questo è per dimostrare quanto fuoco c'era. Ma non c'è una radice che sta bruciando? Guarda, c'è un buco. Puoi vedere? Guarda, c'è un buco. È vero. Guarda. Vedete la radice dentro, tutto c'è. Bianco. Ha preso... Prima la radice era più marrone, adesso non so perché è diventata più bianca e poi un po' più scura, quindi il fuoco è strano. Però anche... Guardate questo sasso! Il sasso! Guardate, povero. Guardate l'interno dell'albero. Guardate, è bianco diventato. Guardate l'interno dell'albero com'era bello. E fuori com'è. Oh, volevo mostrarvi ancora una cosa. Che disastro. Queste erbette che sono rimaste su, guardate come sono. Sono rami che se faccio così si tolgono, si strappano. Vedete? Erba, sai, Marghi? Ed erba che ha preso fuoco. Guarda, non c'è più niente qua. Che è diventato ramo. Bruciato tutto. Cavolo. Guardate, sono rimaste delle cose di terra. Sì, qua. Ma qua, prima che cresca la vegetazione qua, hai voglia. Allora, abbiamo trovato una differenza incredibile su com'è, com'era prima. E come adesso? Il canale dove passava canale, in teoria l'acqua, sì. No? Quando... Qua? Ok? E adesso? Questo è così. Cioè, praticamente piazza pulita. Ok? Desertico. E là andiamo a vedere. Era prima. Andiamo a vedere, esatto. Là è com'era prima. Eccola, perché il canale... Bruciato. Qua così, continuava. Di qua... E qua sono riusciti a salvare questo piccolo pezzettino. Questo com'era il canale? E sono anche riusciti a salvare
dalle case. Qua c'è. Dalle case che ci sono dopo. Secondo me quelli che abitavano là sono andati un attimo via. Un attimino con urgenza sono andati via, insomma, sì. E poi sono tornati nelle loro case perché stavano per invadere anche le loro case il fuoco. E sono riuscite a salvarle, per fortuna. Sono riuscite a salvare anche un po' di natura. Il video triste di oggi finisce qua. Speriamo che vi sia piaciuto. Anzi, no, che non vi sia piaciuto. Che sia stato perché... interessante, dai, almeno. Sì, che sia stato interessante, no? Però che non vi sia piaciuto perché è brutto. Che non succeda mai più una cosa del genere, sì. Insomma, perché è una cosa abbastanza triste. E noi ci vediamo con il prossimo video. Incendio. Ah no, ciao. Il prossimo video. Ciao. Grazie. Ciao.